buonasera a tutti i lettori di Vivi Campania. Questo pomeriggio ci troviamo all'interno della Reggia di Caserta, precisamente nella Sala della Gloria, per assistere al 30° convegno italiano di medicina aeronautica e spaziale. Siamo in compagnia del generale ispettore capo Enrico Tomao, nonché presidente dell'AIMAS, Associazione Nazionale Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale. Generale, come mai questa 30ª edizione del convegno si è scelto di farla qui a Caserta e all'interno di questo bellissimo edificio? Innanzitutto perché forse ce lo dimentichiamo, Caserta è il quinto polo industriale in Italia, dove c'è anche una componente industriale di tipo specificamente aeronautico. La seconda cosa è che noi facciamo i congressi normalmente una volta al sud, una volta al nord, meno quello dell'anno scorso che abbiamo fatto a Roma, che è stato il congresso mondiale di medicina aeronautica e spaziale. Siamo venuti a Caserta per due motivi. Il primo perché l'aeronautica qui ha una storia vera e quindi, siccome l'associazione è una cosa fondamentalmente della medicina aeronautica e spaziale, ci sentiamo quasi, diciamo, in casa. Però devo dire che pur avendo avuto in passato una presenza qui all'interno, ci è rimasta nel cuore, a tutti noi, diciamo, dell'aeronautica, e siccome siamo un congresso che porta normalmente 200-300 persone in giro, pensavamo, amando questa reggia, amando Caserta, amando il sud, di farlo qui proprio per far conoscere a tutta l'Italia questo posto che sto vedendo negli anni diventa sempre più importante anche e soprattutto a livello di questo. Infine vorrei porre un'altra domanda: quali sono gli scopi fondamentali che si prefigge l'AIMAS, appunto l'Associazione Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale? Noi nasciamo come una costola, proprio mi vede in divisa perché nasciamo da una costola del Corpo Sanitario Aeronautico, però l'associazione è di tipo civile. Quindi noi abbiamo una storia che comincia negli anni 30 per la medicina aeronautica e spaziale ed arriva fino a oggi. Voi ben sapete che abbiamo cosmonauti, astronauti, avete saputo recentemente per Milano è stato designato come il futuro comandante della stazione spaziale. Quindi noi ci occupiamo della tutta la parte aerofisiologica dell'uomo, sia per il volo che riguarda tutte le persone che volano in Italia, sia civili che militari, sia a livello suborbitale e chiaramente, che è quello che, diciamo, facciamo una battuta, la scienza sulla stazione spaziale è la punta più avanzata della ricerca scientifica. Quest'anno, proprio la lezione che verrà fatta dal professore in apertura riguarda il volo suborbitale, che non so se avete conoscenza o meno, praticamente è quel volo che sta per diventare il turismo spaziale. Cioè, ci sono delle persone, Virgin, Galactic eccetera, che scegliendo sempre al sud l'aeroporto di Grottaglie faranno questi voli suborbitali che potranno permettere a delle persone normali di provare questa sensazione che è quella. Noi ci occupiamo chiaramente delle caratteristiche fisiologiche e di salute di queste persone, sia, ripeto, per quanto riguarda i piloti, sia anche per queste persone civili e poi soprattutto per gli astronauti. Infine, generale, inviterei a porgere un cordiale saluto ai nostri lettori. Io sono veramente, sinceramente, intimamente felicissimo di essere qui.
per i motivi che ho spiegato prima e soprattutto perché in questo momento, ripeto, stiamo perdendo concezione, come ho detto prima, solo per il parlare. Ripeto quello che ho detto, Caserta è il quinto polo industriale d'Italia, ma non lo diciamo. Io sono felice di dirlo a voi e sono, da uomo dell'istituzione, veramente felice di essere qui portando scienza e cultura.